Buonasera, grazie per essere intervenuti e così numerosi, quindi iniziamo e concludiamo questa sera la campagna elettorale. La iniziamo perché pubblicamente, ci tengo a dirlo, è una novità di grande spessore democratico per Rocuti, pare che sia la prima volta che si faccia un comizio in piazza, almeno a memoria dei miei candidati che ne sanno qualcosa più di me. E quindi lanciare questa tradizione, che è una tradizione che esiste in tutti i comuni democratici, ritengo che sia un punto di maturazione per la comunità di Rocuti non di poco conto. Invito ancora qualcuno che è nelle retrovie a sedersi, visto che c'è, anche grazie alla collaborazione della squadra, vogliamo anche dare atto per il lavoro fisico a Antonino Maesano, questo non per fare preferenze rispetto agli altri candidati, ma si è occupato dell'installazione del palco e delle sedie, per cui abbiamo anche questa comodità che di solito nei comizi elettorali non c'è, nei comuni che hanno avuto sempre il pregio di avere questo profilo democratico che fino a ieri non c'era a Rocuti. Ma noi facciamo un salto di qualità, quindi arriviamo anche con la comodità all'interno della democrazia. E voglio cominciare ringraziando la cittadinanza di Rocuti che mi ha accolto e mi ha accolto bene, la testimonianza di questa presenza massiccia. E ritengo che sia una presenza veramente massiccia per un comune dalle dimensioni come quelle di Rocuti, che non è esattamente Torino, e quindi diciamo è una proporzione tra presenze e residenti che è altissima, anche se messa a confronto, come dire, con l'altra lista, per cui, come dire, è un punto che ci incoraggia, diciamo, ecco, quantomeno questo. E ringrazio quindi la cittadinanza che mi ha accolto, seppur con una battuta simpatica, che è quella dello straniero, che a me piace pure, sta simpatica, che però diciamo anche chi ci sostiene e ci sostiene apertamente nel momento in cui ti appella straniero, ma lo fa con affetto, sa benissimo che per me si tratta di un ritorno nelle generazioni, poiché mio nonno era di questa comunità e per cui chiaramente un comune che ha vissuto quello che Rocuti ha vissuto nel 1971 e che è stato ricostruito deve ritrovare la propria identità anche attraverso il recupero a generazioni di distanza. Questo cercheremo di farlo, io mi spenderò certamente per tutto quello che potrò come energie, come tempo, come risorse, e su questo non avvertirete nessun ritardo nella mia azione politica. Cosa diversa è sui risultati e sulle competenze, quindi non vi aspettate un genio alla guida della macchina amministrativa, e sono uno che ha l'umiltà di confrontarsi intanto con la sua squadra, e lo faremo sempre e costantemente, proprio per non perdere di vista quello che è l'identità della squadra, quello che è il senso del gruppo. Del resto Ismia Iarricuti e insieme per Rocuti sarebbe già tradire il nome stesso della nostra lista. E voglio ringraziare chi ha voluto e chi ha avviato un percorso e un motivo per discutere sui problemi dell'area del nostro territorio, e ha acceso questa possibilità che io guidassi questa compagine. Si tratta di un paio di candidati che sono ancora amministratori, perché ancora c'è un'amministrazione in carica, e sono Nino, Pietro, gli uscenti in buona sostanza, che hanno attivato un dialogo da qualche mese a questa parte. Io sono stato ad osservare i processi che maturavano all'interno di questa comunità, alla fine le condizioni sono venute fuori e mi sono adoperato ad arricchire, e dovete accettarlo questo, gli uscenti, ad arricchire la lista con molte altre presenze che non erano diciamo nell'amministrazione uscente, ma che potranno dare uno stimolo nuovo, anche perché persone molto competenti
nelle loro materie, ma disponibili in, anche per quanto riguarda il loro tempo da occupare, sono residenti o a Rocuti o comunque nelle strette vicinanze, per cui sono persone che si sono messe in gioco per farlo a tempo pieno, diciamo relativamente pieno, rispetto al fatto che ognuno di noi ha una famiglia, un lavoro e purtroppo la politica non consente di vivere solo con la politica ai livelli di amministrazione comunale, insomma, e soprattutto di comuni inferiori a 15.000 abitanti, insomma, ecco, quindi non ci sono redditi che possono consentire di fare la politica a tempo pieno. Loro hanno scelto uno che pensavano, e speriamo che sia così, fa la politica a tempo pieno, e si è speso nel corso di questi 5 anni soprattutto, ma lo faccio da ragazzino, quello di praticare la politica, probabilmente perché inserito in un contesto sia familiare che politico e partitico, per cui da quando sono bambino ho vissuto sempre le campagne elettorali, le iniziative politiche e così via, ma soprattutto negli ultimi 5 anni, dove non mi sono risparmiato dal punto di vista temporale, economico, intellettivo e quant'altro, al di là, ripeto, dei risultati ottenuti, perché questi, diciamo, non sono solo risultati che vengono da un impegno, ci vogliono le capacità, ma ci vogliono anche le condizioni che spesso la congiuntura, il momento preciso non consente. Noi per esempio abbiamo vissuto un mandato politico alla provincia, abbiamo vissuto un mandato che è stato sempre messo in discussione dal primo anno e mezzo, dal secondo anno in avanti, perché c'è stata la legge che voleva sopprimere le province, poi c'è stato il percorso che conoscete tutti e il resto lo conoscete. La mia candidatura nasce soprattutto da un'esigenza del comune e della comunità e appunto degli amministratori che mi hanno tirato in ballo. Si tratta però di una candidatura che io pongo come servizio alla comunità, principalmente alla comunità di Rocuti, ma in senso più ampio alle comunità della cosiddetta zona omogenea della futura città metropolitana. Stiamo parlando dell'area grecanica, stiamo parlando di quel lembo di terra che va più o meno da Staiti Brancaleone a Montebello, poi si può intendere leggermente più ampia fino a Motta e così via, ma la vallata della Mendolea è il cuore di quest'area, i comuni che vi ruotano intorno, comprendendo anche il Tuccio e il torrente a San Lorenzo, e chiaramente stiamo parlando di comuni che devono pianificare in rete, che devono ragionare in rete. Dovremmo essere in grado di stimolare questo ragionamento e lo faremo subito se avremo l'opportunità di guidare questo comune, anche attraverso la sollecitazione della redazione del PSA, lo strumento urbanistico in forma associata, che appunto vede un ragionamento strategico anche per quest'area, sempre nel contesto più ampio che non può essere mai sottovalutato. Si è pensato probabilmente che io potessi rappresentare le istanze della comunità di Rocuti, forse per l'azione che ho svolto in questi anni, che appunto mi ha visto impegnato su tutti i fronti e su tutte le realtà. La doppia candidatura è un punto che voglio chiarire per chi è più appassionato di politica, ma anche chi non lo è ha sentito di questa mia iniziativa politica, che essere presente nella comunità di Bova e in quella di Rocuti. È stata fortemente voluta da me, pensata, calcolata e appunto ponderata con penso una scelta giusta, anche se alcuni la strumentalizzano o l'hanno strumentalizzata, perché un territorio che ha voglia di essere rappresentato e ha un debito di rappresentanza, comunque non si registrano da Reggio Calabria esclusa, fino a Monasteraci presenze a livello regionale, presenze a livello parlamentare, non ce ne saranno a livello intercomunale, quindi con la provincia o la città metropolitana, ha l'esigenza di muoversi insieme, quindi la doppia candidatura ha questo senso. È chiaro e evidente che per legge, se dovessi essere eletto in tutti e due i comuni, devo optare in uno dei due, e se non lo faccio automaticamente decado
da dove ho minore cifra elettorale, sarebbe a dire dove sono candidato a consigliere. Quindi questo per tranquillizzare che se dovessi risultare sindaco non sceglierò di fare il consigliere comunale a Bova, ma è più una battuta questa che una specifica. Però è chiaro che tutti noi dobbiamo proiettarci in una dimensione che non può essere più quella strettamente comunale, perché Rogudi ha una grande opportunità e al di là delle cose che abbiamo scritto sul programma, che sono frutto di ragionamenti comuni e di incontri che abbiamo avuto nella fase preliminare, noi abbiamo un'opportunità che è quella di lanciare il comune di Rogudi come centro servizi dell'area grecanica. Abbiamo un comune che ha la fortuna di essere logisticamente il più facile raggiungibile e ben distribuito nelle varie aree, nei vari quartieri di tutti gli altri. Abbiamo un comune che ha delle strutture utilizzate poco o inutilizzate, che hanno una capienza e una predisposizione a progetti validi e che possono rilanciare il territorio. Lanciando il principio democratico anche questa sera con il comizio elettorale e con tutte le attività che devono e coinvolgeranno la cittadinanza, lanceremo, diciamo, a Rogudi anche una mentalità nuova, e la mentalità che c'è in tutti gli altri comuni è che a Rogudi potrà essere addirittura, diciamo, più emancipata e più evoluta che negli altri posti. Io non trovo difficoltà altre, se non quelle appunto di realizzare le cose importanti e prioritarie per i cittadini. Quindi dobbiamo guardare a questa sfida con due obiettivi: il completamento del quadro interno, e cioè i problemi della comunità di Rogudi, e, diciamo, proiettarci all'esterno con gli obiettivi di cui parlavo prima, e cioè quelli di lavorare in sinergia, quelli di portare anche risultati che siano di area, proprio perché nei servizi, per esempio, abbiamo la necessità di condividere l'operato dell'amministrazione comunale con gli altri comuni, anche per i vari aspetti, quello dell'approvvigionamento idrico, quello dei servizi al cittadino, che sono quelli comuni a tutti gli altri comuni, scusate il bisticcio di parole, ma il comune si chiama così, e completamento del quadro interno significa anche e soprattutto cominciare dal ripulire il paese, e per ripulire il paese intendo proprio quello che letteralmente la parola stessa dice. Lo faremo anche personalmente se servirà. Dobbiamo fare delle iniziative che sensibilizzino la cittadinanza. Qualcuno che sporca evidentemente c'è, probabilmente non è la massa, diciamo, non sono la maggior parte dei cittadini, ma c'è un'idea che quello che non è proprietà privata non ha valore, non deve essere tutelato. Questa idea è chiaro che va cambiata in tutti noi. Gli amministratori dovranno dare il buon esempio, certamente sarà così nel nostro caso. Abbiamo degli obiettivi precisi, se vi leggete il programma, è stato distribuito nei giorni scorsi, ma ne abbiamo ancora altre copie, e siccome non è campagna elettorale ma è solo informazione, anche domani a campagna elettorale chiusa chi volesse il programma lo può anche prendere, che si chiudono i comizi elettorali, ma il confronto con la gente non è fuori legge, anche perché non serve solo a convincere gli elettori, ma serve anche a, diciamo, a far maturare la collettività. Per cui nel programma troverete la sintesi, però abbastanza puntuale, di ciò che vogliamo fare. Un punto, quello della scuola e quello delle minoranze linguistiche, e quello, scusate la velocità con cui vi espongo le cose, della riqualificazione del borgo, è un punto su cui, insieme alle altre cose, in modo prioritario, certamente subito dopo che avremo pulito il paese, quindi non prioritario quanto la pulizia e i servizi principali al cittadino, deve vedere un nostro impegno massimo. Nel mandato di consigliere provinciale, devo dire per onestà intellettuale, proposta dall'amministrazione in carica, quindi proposta dal sindaco in carica e dall'amministrazione, con atto deliberativo,
Io che mi sono sempre occupato del dimensionamento scolastico, che è praticamente per i non addetti ai lavori e la formazione delle scuole che ogni anno, man mano che diminuiscono il numero di alunni oppure cambiano in morfologia, sistema, eccetera, deve essere di anno in anno rivista. E mi sono sempre occupato nei 5 anni del dimensionamento scolastico. In questa fase, nell'ultimo dimensionamento, ho fatto inserire la delibera che il comune di Rogudi, insieme a Roccaforte e gli altri comuni dell'area grecanica, hanno prodotto per l'insegnamento nella scuola della lingua greco di Calabria. E questa è un'opportunità importante da non sottovalutare, perché nel caso di specie l'assessore Roccisano della Regione Calabria e il presidente Mario Oliverio hanno lanciato questa sfida, cioè che bisogna investire nelle minoranze, vuoi perché c'è un'altra minoranza geograficamente più vicina a lui, o vuoi perché la minoranza è tutelata da una legge nazionale. Fatto sta che a parole loro ci sono, e se investiranno con fondi per l'insegnamento nelle scuole lo si potrà fare solo per il fatto che sia Rogudi con atto deliberativo e la provincia, su mia presa di posizione, hanno prodotto all'interno del dimensionamento scolastico l'insegnamento, quindi è previsto per legge. Quindi questa è un'opportunità per chi è interessato di questo aspetto, che non è secondario, anche se viene subito dopo, ribadisco, ai servizi primari al cittadino, altrimenti non si può ragionare di nulla. Sulla fornitura dell'acqua, che c'è stata pure una grande attenzione in fase preliminare al programma, noi ci impegneremo anche su soluzioni nuove. Per l'approvvigionamento idrico si sta pensando anche eventualmente, se ci sono le condizioni, all'acquisto di un pozzo e comunque di risorse che vedano, la possibilità che non si rimanga a secco anche nei periodi più critici. E pertanto, la politica e lo sviluppo turistico possono rappresentare un grande obiettivo per Rogudi. Tornando al discorso Rogudi, centro servizi dell'area grecanica, nei servizi ci mettiamo anche il turismo, cioè il turismo fa evidentemente parte, per la parte della fruizione, dei servizi. Vi chiedo scusa, pensavo di aver tolto la suoneria. Applauso. Allora vi faccio squillare il telefono, così applaudiamo pure agli altri, non me lo meritavo. Quindi il turismo appunto rientra in quella logica dei servizi per il comune di Rogudi. Rogudi, sappiamo tutti, ha molte case che sono da utilizzare, di proprietà privata, ma vuote, sfitte, insomma, in una situazione che tra l'altro va verso il degrado. Va verso il degrado perché sono state costruite con un progetto che non le isola appieno, soprattutto nella parte superiore, e quindi la struttura tende a essere compromessa nel tempo, se non è ben controllata, con le guaine nel tetto, eccetera. Se ci sarà l'opportunità di fare un discorso globale affinché si riesca a coprire i tetti di queste case, chiaramente noi lavoreremo per portare avanti eventualmente anche una cosa del genere. Non voglio che si dica ha promesso che vi fa i tetti, io ho detto molto, ho fatto molte premesse prima di arrivare a questo, ma grazie anche alla presenza di alcuni tecnici che sono vicini alla nostra lista, perché abbiamo molti laureati prevalentemente impegnati sul mondo della scuola, ma casualmente le maestre magari sono sposate con architetti e ingegneri, e quindi è come se fossero candidati anche loro, perché stanno partecipando alle riunioni costantemente, e possiamo anche avvantaggiarci di questa, di questo aiuto che è puro volontariato, che è gratuito e che quindi per il quale noi non possiamo che ringraziare. Ci sarà una politica per i giovani o una politica per gli anziani, chiaramente sarà certamente il massimo che riusciremo a fare. Quello che è programmato sarà anche perfezionato nel momento in cui se ne manifesteranno le esigenze, e
ci sarà anche una politica che deve tenere conto degli aspetti esterni, concorrere a un fattore di sviluppo importante come quello della viabilità, concorrere insieme alle altre amministrazioni per il potenziamento della 106, concorrere insieme alle altre amministrazioni per un approdo a mare, perché ci sia una portualità che possa portare anche un turismo del mare e quindi far, diciamo, di queste realtà che noi abbiamo citato prima, cioè la possibilità di grande ospitalità rispetto a tutti gli altri comuni che non godono di questa peculiarità, cioè quella di avere magari 100 alloggi sfitti, per cui si può pensare anche a una grande ospitalità per un turismo che guardi ai tour operator, quindi al turismo anche di una certa entità, non solo il turismo di nicchia, che poi si andrà come dire, eventualmente in un progetto di, dove Rocuti può svolgere questo ruolo, e si andrà a snodare poi sui piccoli comuni, sui piccoli borghi che sono tutti intorno a Rocuti. Intanto ce n'è un importantissimo, Rocuti, e dobbiamo vedere come valorizzarlo. Qui mi arriva una proposta del giornale Delia Polis, ci abbiamo qui presente Domenico Salvatore e Elio Cotronei, che non vi leggerò perché può essere anche una proposta non accolta subito dalla cittadinanza di Buongrado, però punta a finanziamenti al 100% comunitari ed è relativa al borgo di Rocuti, parliamo del paese vecchio. Quindi poi, se saremo eletti, questa e le altre proposte che sto ricevendo anche col sistema online, con le email, le metteremo sul tappeto per capire quanto potremo fare ancora. La base ovviamente dello sviluppo di una comunità, dicevamo, parte dalla pianificazione. Questo comune è già ben pianificato a monte, ha alcune lacune che possono essere pregi visti sotto alcuni aspetti, lacune perché la viabilità è solo compromessa leggermente dalle radici degli alberi che purtroppo quando sono stati piantati probabilmente non si è pensato al danno che potevano fare. Per esempio questi che abbiamo davanti sono alberi adeguati perché le radici non creano danni, ma quelle vicine alle case sono tutti pini o ficus benjamin, insomma alberi che creano danno, e purtroppo è un peccato tagliarli, non si possono e non si devono tagliare, ma nello stesso tempo le strade vengono fortemente compromesse, anche i marciapiedi che vorremmo ripristinare e cercheremo di ripristinare hanno la necessità poi di interventi particolari che non è facile fare. Però diciamo, nel tentativo di proiettarsi all'esterno non possiamo pensare di non relazionarci con il resto delle istituzioni. Noi la lista Ismia Ya Rikudi ha pensato dall'inizio come gestire la campagna elettorale. Intanto voglio complimentarmi con la cittadinanza di Rocuti per aver dimostrato una grandissima civiltà, non ci sono stati screzi fra le due liste, almeno apparenti, se non qualche pettegolezzo che lascia il tempo che trova, quello delle poltrone. Su una tranquillizzo la popolazione di Rocuti e del resto del mondo interessato a questa poco importante situazione. Stasera a mezzanotte non si chiude solo la campagna elettorale, ma finisce anche il mio mandato di consigliere provinciale, per cui la poltrona è già una in meno. Poi sull'altra, quella di Bova e di Rocuti, vi ho spiegato come funziona, e quindi le poltrone non ci sono. Io sarò fortemente concentrato e impegnato, e lo vedrete, a Rocuti, e lo farò però considerando Rocuti una tessera di un mosaico più ampio. Se questo è un difetto, allora non mi votate. Se questo invece lo ritenete un pregio, vi prego di votare non me, ma una squadra che ha grandissime potenzialità e che sta riaffermando molti principi a Rocuti. Quello della democrazia lo dimostriamo stasera, ma soprattutto quello della legalità e della trasparenza degli atti. Noi, su suggerimento non mio, ma di alcuni, non voglio fare nomi della lista, abbiamo pensato di creare delle convenzioni con le forze dell'ordine. Le forze dell'ordine che riteniamo più titolate al rapporto con i cittadini, e che ringrazio, stasera c'erano i carabinieri, credo ci siano ancora, ma è stato informato anche il commissariato di pubblica sicurezza competente su Rocuti.
le forze dell'ordine io le ritengo più titolate delle prefetture o della commissione antimafia a mettere veti o a dare patenti di candidabilità, incandidabilità o di buona o di cattiva amministrazione. Le forze dell'ordine hanno il polso del territorio come ce l'hanno i politici e gli amministratori. Sono sul territorio, conoscono la gente, si relazionano con la gente e possono essere di aiuto e di supporto alla comunità stessa. Noi, su suggerimento, vi dicevo, di uno di loro, ma poi l'hanno ovviamente considerato tutti un aspetto positivo, per tutto ciò che riguarda le procedure online creeremo una convenzione per cui gli atti, non ci sarà bisogno che i carabinieri facciano, come dire, gli ingressi o la polizia nella casa comunale chiedendo faldoni eccetera, come si sta facendo negli ultimi anni e in tutte le amministrazioni. Creeremo una convenzione a tutela dell'amministrazione comunale e della comunità tutta, per cui direttamente online tutto ciò che sarà, come dire, organizzato e scritto sulla rete del comune andrà direttamente nella posta elettronica di molti enti, tra cui, diciamo, cioè, tutto ciò che potrà essere fatto in sinergia deve vedere appunto la condivisione con le forze dell'ordine. Dovremmo fare una convenzione per cui gli atti, diciamo, nel massimo della trasparenza, così come sono di evidenza pubblica, anziché cercarseli nell'evidenza pubblica ricercata, gli arrivano con la mailing, con la, come si chiama? C'è un termine tecnico, che è una posta, diciamo, che arriva, una notizia di posta, vabbè. Sono più in debito rispetto al grecanico che all'inglese, per cui se cercherò di imparare una lingua nuova lo farò col grecanico meglio e non con l'inglese, per appunto debito di riconoscenza nei confronti di una cittadina in cui ritorno appunto come radici, ma che mi ospita e mi ha ospitato e mi ha accettato penso con grandissimo entusiasmo, e quindi per questo torno a ringraziare. Concludo con un aspetto, dopodiché probabilmente avrei dovuto concludere io, sarà stato forse in ritardo il fatto che ho dovuto fare una parte di comizio a Bova e sono scappato qui, siamo saliti, insomma, un po', diciamo, la disorganizzazione. Probabilmente avrei dovuto fare un'introduzione, poi far parlare chiunque di loro avesse voluto farlo, ma quindi probabilmente non sarò io a concludere, oppure vi dirò votate lista numero uno alla fine dopo che avranno detto qualcosa gli altri candidati, e però ormai è andata così e ritengo sia opportuno che concluda il mio discorso. Allora, in modo concordato con la lista abbiamo scelto, vi dicevo, la condotta di come gestire la campagna elettorale e abbiamo scelto di non avere padrini, e non mi fraintendete nel senso, diciamo, metaforico del termine, parlavo di padrini politici, quindi persone che possano benedire o meno una lista. L'abbiamo fatto per scelta perché è evidente che persone come noi, diciamo relativamente stimate, avrebbero potuto anche coinvolgere un ministro della Repubblica, un sottosegretario o qualche consigliere regionale, ce ne abbiamo tantissimi amici. Non l'abbiamo fatto per non avere, diciamo, un battezzo, una benedizione su questo palco da questo o quel politico che viene normalmente a prendere i suoi voti nel nostro territorio, nella cosiddetta area grecanica. Lo fanno i politici in generale su tutti i territori, ma questo è particolarmente considerato, così come la Calabria per l'Italia, l'area grecanica per la città di Reggio, un semplice serbatoio di voti da, come dire, stuprare e abbandonare. Questa è una condizione che potrà essere risolta solo con la presa di posizione degli amministratori locali e il rilancio delle nostre intelligenze. Speriamo che si possa fare, e per cui noi abbiamo scelto di non avere padrini politici. Del resto, io, che personalmente non so se ho fatto bene o male, sono stato uno dei principali sostenitori di Mario Oliverio anche alla campagna delle primarie, cosa che non hanno fatto gli altri, votando Callipo che ha perso, per cui non credo proprio che valga quella battuta, spero sia stata una battuta dell'amico Sebbi Romeo, che ha detto
Guardate che considererei un aspetto importante, dice, quello di utilizzare in campagna elettorale l'argomento che l'altra lista sarebbe collegata meglio di noi con la Regione Calabria. Questo credo sia un autogol da parte sua. Uno, perché noi siamo comunque in rapporti, io ho molti rapporti anche con quella parte politica, abbiamo votato Mario Oliverio e se non l'avessimo fatto saremmo stati una comunità che ha pari diritti degli altri. Addirittura dirlo pubblicamente, questo lo obbligherà a comportarsi meglio con noi che con i suoi amici, altrimenti come dire, possiamo in qualche modo puntare il dito contro. Quindi sono convinto che appunto questi rapporti regionali ognuno di noi potrà coltivarli, così come pure la burocrazia regionale, così come la burocrazia provinciale, la burocrazia anche ministeriale, è quella che conta per il 90% dei fatti, cioè ciò che si realizza, dico ahimè, perché per me è un mostro malefico, la burocrazia è un cancro della democrazia, si deve in qualche modo superare, non saremo noi da Rogudi a poter, diciamo, invertire la rotta e quindi conoscere questo male, questo cancro, così come ritengo di conoscerlo io e gli amministratori che saranno coinvolti nella mia lista. Potrà essere un grande aiuto più di quanto padrini, diciamo, politici possano realizzare. La burocrazia realizza non meno del 90% delle scelte, perché le grandi linee che proietta la politica nello scenario regionale si vedono sempre con una distanza di qualche anno. Quindi oggi stiamo spendendo i soldi che sono stati programmati prima e quindi c'è il burocrate, e parliamo di alti dirigenti regionali, che appunto devono gestire la cosa. Io vi lascio con praticamente la determinazione che abbiamo di assicurare una gestione, così come è stato detto, trasparente, che coinvolge il territorio, che sarà aperta a tutte le proposte che riteniamo e che riterrete valide. Ci sarà sempre un confronto con la cittadinanza, penseremo pure a un sistema di, diciamo, di rapporto costante con i cittadini, noi saremo al fianco vostro. Io personalmente sono anche appassionato di movimento perché era il mio vecchio lavoro e non lo faccio da tanti anni, quindi se veramente dovrò arrotolarmi le maniche della camicia per scendere in piazza con voi a lavorare, lo farò con piacere, con l'umiltà che spero contraddistingua un po' tutti noi, tutta la lista. E prima di passare la parola a chiunque, non ci siamo confrontati, chiunque di loro voglia intervenire, vi invito a, diciamo, a rimanere ancora ad ascoltare, perché chi interverrà potrà arricchire il dibattito sia dalla parte interna, cioè da chi ha rappresentato l'amministrazione in corso, per una parte ovviamente, e sia da chi con un impegno nuovo, la profusione di un impegno nuovo, potrà fare la differenza e dare uno slancio nuovo a questa amministrazione. Io la chiamo amministrazione come se fosse già superato il guado delle elezioni, in realtà per rispetto alla democrazia non è così, però vogliamo essere ottimisti e quindi diciamo, vi abbraccio idealmente tutti. Buonasera a tutti e ringrazio innanzitutto di essere qui in questa piazza questa sera a spendere il vostro tempo insieme a noi. E ringrazio pure le forze dell'ordine che sono andate via, che garantiscono la nostra sicurezza. Io voglio rubare una battuta, non datemi del lato spero, al nostro avversario politico Mario Maesano. È stata una campagna anomala. Una campagna elettorale anomala, su questo devo dare ragione, perché questa sera per la prima volta in questa piazza si è parlato per la prima volta di programmi, di contenuti, di quello che vorremmo fare. È la prima volta. Per tutto l'arco della campagna elettorale non si è fatto nient'altro che parlare dello straniero, del candidato che non è di qua e che non è di là, eccetera, eccetera. Io questo lo trovo, questa è la cosa che trovo veramente anomala in tutto ciò.
se di parte. Trovo singolare anche, come aveva già accennato anche per Paolo, l'avventata, io lo definisco così, devo trovare un aggettivo migliore probabilmente, è singolare battuta di Zebi Romeo, dell'onorevole Zebi Romeo. Purtroppo siamo stati attaccati in modo ingiustificato, ci hanno detto addirittura che abbiamo una scarsa dignità politica. Io respingo tutto ciò e la respingo al mittente, dicendoci che noi di dignità politica ne abbiamo e ne abbiamo anche da vendere nel caso che ce ne avesse bisogno qualcuno. Credo di aver già spiegato il motivo per cui è stato, tra virgolette, accantonato il dottore Zavettieri. Credevo di averlo spiegato pure bene, eppure mi tocca ancora ripetere le stesse cose, che sinceramente non ne voglia. Zebi Romeo non doveva fare questa uscita così avventata, perché mi sembra che per Paolo Zavettieri è uno di noi, e ci tengo, questa sera l'ho dimostrato anche con un grosso applauso. Le sue origini sono rocutesi e a tutti gli effetti. E poi l'onorevole Romeo ci deve spiegare pure il perché usa queste due pesi e due misure in tal senso. Dal momento in cui, torniamo un attimo indietro, nel comizio di chiusura della lista policy ha fatto un altro intervento un po' scomposto. Non può dire che Noè di Rogudi deve essere amministrato da un cittadino di Rogudi, Merito deve essere amministrato da un cittadino di Merito, Polistina da un cittadino di Polistina, e poi Roma ci può andare ad amministrarla qualsiasi persona. No, noi vogliamo un'Italia uniforme, un'Italia che è uniforme dalle Alpi a Lampedusa, non in Sicilia. È uguale, che sia uguale per tutti, che la legge sia uguale per tutti, che la trasparenza e la legalità sia uguale per tutti, non per, vogliamo che la stessa attenzione che viene fatta su di noi, piccoli comuni, venga fatta su tutti i grandi comuni, vedi Roma, vedi Milano. Noi vogliamo questo. E mi dispiace molto che i candidati dell'altra lista che hanno avuto un doppio ruolo, sia quello di candidati sia di spettatori, ha fatto un applauso quando ha detto questa infelice battuta, a mio avviso. Noi vogliamo che tutto ciò sia uguale per tutti, non che ci siano mezze misure, oppure due pesi e due misure. E poi voglio citare un altro esempio. Non mi sembra che sia stato il secolo scorso che è stata fatta la candidatura in Calabria dell'onorevole Rosi Bindi. È stato avvenuto 3 anni fa, non è che è avvenuto il secolo scorso. E mi sembra che l'onorevole Bimbi. L'onorevole Bindi mi perdonerà per questo, spero. Abbia un accento piuttosto toscano che calabrese. Comunque, io voglio spendere anche due parole sul nostro candidato, perché sono state spese tantissime in questi giorni. No? Noi abbiamo scelto per Paolo come candidato che guida questa squadra, non soltanto perché, come si è detto in più parti, perché deve essere candidato alla città metropolitana. Perché fosse candidato alla città metropolitana basterebbe che si candidasse in un comune soltanto. Non c'era bisogno che si candidasse a Rogudi e a Bova, bastasse un comune soltanto, se era quello l'obiettivo. Credo che per Paolo abbia le qualità e la volontà soprattutto di amministrare veramente questo paese. E di questo dobbiamo dare atto e non andare dietro le dicerie. Poi se deciderà di candidarsi anche alla città metropolitana, cosa che noi lo spingeremo a farlo, lo stimoleremo a farlo,
Se deciderà di fare ciò e dovesse risultare consigliere metropolitano, noi lo consideriamo un valore aggiunto al nostro comune. È una risorsa per tutta l'area, non solo per Rovudi. Io passo avanti parlando un po' di visto che sono un amministratore uscente, vorrei parlare anche un po' di programma. Io ho visto qualche volantino della lista Polis che si contrappone a noi, dove ho visto un programma piuttosto, il nostro diciamo è un po' più terra terra, ma diciamo che è vicino alle cose che vorremmo, ai servizi che chiedono la gente. Il loro programma mi sembra un po' fantasioso, ma poi lo giudicherete voi. Trasparenza e legalità, questo non costa nulla e lo possiamo fare, e mi auguro che lo facciamo entrambi, chiunque sarà chiamato ad amministrare. Social card, io prima di parlare di social card vorrei capire cos'è nello specifico, a chi è rivolta, quali sono le risorse da impegnare in tal senso, la relativa copertura finanziaria e chi sono i soggetti che dovrebbero andare a beneficiare. Perché tutto ciò, se non si prende il bilancio che abbiamo appena redatto e si mette davanti, non credo che si possa parlare di nulla. Infatti non hanno fatto nessun accenno né di delle risorse che hanno intenzione di mettere sul piatto, e né i soggetti che vanno a beneficiare. Quindi parliamo di niente in pratica. Lo stesso discorso vale per il verde pubblico, e qui vorrei aprire una piccola parentesi. Il verde pubblico non è che noi l'abbiamo ignorato in questi anni, e poi voglio ribadire una cosa, Mario Maesano è stato amministratore anche lui 5 anni fa, non vedo perché queste cose non le abbia fatte prima, non capisco il perché non le abbia fatte prima, visto che è così, visto che si è ricordato adesso. Il verde pubblico abbiamo provato a fare qualcosa. Negli anni scorsi c'erano gli operai AFOR, che da oggi di Calabria Verde, che in qualche modo hanno provveduto a fare il possibile. Oggi, se si vuole fare un verde pubblico, bisogna mettere la mano nel portafoglio. E il portafoglio in questo caso è quello il vostro, non è il mio, è quello di Perpaolo. Abbiamo chiesto qualche preventivo nel 2014, mi sembra, se non vado errato. Il più basso preventivo che abbiamo avuto era di 45 centesimi metro quadro di decespugliamento e successivo smaltimento di quello che veniva decespugliato. Tanto per avere un'idea di cosa parliamo, 45 centesimi al metro quadro fanno 4.500 euro per un ettaro. Tanto per avere un'idea quant'è un ettaro, un'idea visiva, e dal campetto che abbiamo sopra le scuole fino al ciglio della strada. Proviamo a moltiplicare tutto ciò per quanto verde ce n'è in giro qua, e ci accorgiamo che avremmo bisogno delle risorse, moltiplichiamo per 2 volte l'anno, perché quantomeno va fatto almeno 2 volte l'anno, e non per fare un verde armonioso come definito dall'avversario, ma per fare un semplice disespugliamento, e ci accorgeremmo che avremmo bisogno delle risorse qualcosa come 40-50 mila euro, se a dir poco. Quindi prima di dire facciamo questo, facciamo quell'altro, incominciamo dallo sporcare meno tutti insieme, e così forse andremo pure. Io dico che il verde pubblico è un problema e va risolto, ma va risolto non va quanto si dice andiamo a pulire il paese, non è così semplice. Poi un'altra idea bellicosa, permettetemi di dire, è quella di ripristinare il paese vecchio, di renderlo abitabile. Qui abbiamo anche degli architetti, come avevo detto già precedentemente per Paolo. Gratis. Io non so se loro hanno idea cosa significa ripristinare il paese vecchio. Il paese antico, il borgo antico di Rovudi,
è stato sfollato sul decreto, con un decreto di sfollo dall'ora prefetto di Reggio Calabria, perché non c'era la leggibilità necessaria per stare lì. È stato ricostruito un paese nuovo per questo, quindi andare a ripristinare quantomeno l'agibilità di quel paese mi sembra una cosa un po' fuori luogo e fuori portata delle nostre tasche soprattutto. Quindi concludo dicendoci il motto che già avevo, che non è un motto, uno slogan, ma che sarebbe sostanzialmente la verità: votate questa lista, perché questa lista non è fatta soltanto per vincere, ma è fatta anche e soprattutto per governare. Grazie. Buonasera a tutti voi, carissimi paesani e amici. Questa sera siete davvero tanti e la mia commozione, la mia contentezza e la mia soddisfazione sono direttamente proporzionali all'entusiasmo che in questo momento percepisco in ciascuno di voi. Vorrei iniziare questo mio breve ma sentito intervento esprimendo e condividendo l'emozione che ho provato nello stare insieme a voi questi giorni di campagna elettorale e nell'entrare nelle vostre case e sentire il calore della vostra accoglienza e ospitalità, e per questo vi dico grazie, grazie di cuore. Il parlare con voi, l'ascoltare i vostri bisogni, anche la vostra attesa, i racconti di tanti anni fa mi hanno fatto rivivere in me i ricordi legati alla diaspora che ha visto coinvolto l'intero paese dopo lo sfollamento dal centro vecchio, e i miei ricordi si sono intrecciati ai vostri. Le lotte che abbiamo fatto per ottenere questo agognato paese, il blocco delle strade, delle ferrovie, gli scioperi alla provincia, davanti alla prefettura, e tante avventure e disavventure che io ricordo con orgoglio, perché carico paesani c'ero pure io. E allora smettiamola di dire che siamo stranieri, perché se vogliamo parlare di stranieri mi sembra che una maggioranza abbastanza forte di stranieri li abbia l'altra lista. Non basta abitare a Rogudi per dire io sono cittadino di Rogudi, sono rogudese, cittadino di Rogudi e rogudese è chi ha lottato per costruire quello che c'è adesso. Cittadino di Rogudi è colui che ha lottato per fare la storia di Rogudi, è colui che questa storia la vuole continuare a fare. Ormai è da quasi un mese che stiamo lavorando, noi della lista numero uno, ininterrottamente per dare anima al nostro progetto. Siamo venuti in mezzo a voi, ci siamo confrontati, abbiamo riconosciuto tutte le realtà. E che dire, il nostro paese ha ancora bisogno di aiuto e noi abbiamo il dovere di aiutarlo. E allora, cari paesani, che dobbiamo dire? Non vogliamo poltrone, non vogliamo allori, vogliamo soltanto lavorare onestamente e sinergicamente per il bene del paese. In questi giorni siamo venuti nelle vostre case, abbiamo presentato un programma, non abbiamo fatto promesse, non abbiamo fabbricato nessuno, non abbiamo offeso nessuno, siamo scesi per le strade nel rispetto della dignità delle persone, anche se non tutti lo hanno fatto, ma come diceva anche il sobrio poeta Dante ieri, non ti curare di loro, ma guarda che passa. E allora, cari paesani, dite di no alle false promesse, dite no a chi vi obbliga a fare politica giocando con i vostri bisogni e voi a stare lì ad aspettare qualcosa da qualcuno. Mi dispiace, ma questo non è sicuramente una soluzione, questa non è vera politica, perché dovete essere voi i promotori del vostro futuro, dovete essere voi i protagonisti principali di questa nostra azione, e per fare questo bisogna contribuire. E allora,
Vi chiedo, perché credo fortemente nella forza del nostro progetto politico, il voto per domenica 5 giugno, per poter essere al vostro servizio, per poter insieme, perché per valorizzare Rogudi, perché dobbiamo rivitalizzare il centro storico e perché dobbiamo dare opportunità anche ai giovani, risvegliare le loro identità di vero rogudese. Perché vogliamo dare un decoro urbano alla nostra Rogudi, perché vogliamo fare conoscere il nostro patrimonio culturale, il suo valore e significato, e non solo in Italia ma anche nel mondo. E allora tutto questo si può realizzare, bisogna solamente fare squadra, lavorare sinergicamente, ismiaiato Rogudi, perché lavorare insieme, credetemi, ribadisco, si può costruire una nuova Rogudi. Allora io personalmente non ho nulla da promettere, non l'ho fatto e non lo farò, solamente qui pubblicamente davanti a voi mi impegno a mettere tutta me stessa nel cercare il bene comune, mi impegno con passione e determinazione di vera rogudese a porre le mie competenze a servizio del mio, del vostro e del nostro paese. Ringrazio tutti per la collaborazione. Vi do appuntamento al seggio di domenica 5 giugno e comunque vada, grazie a tutti voi, comunque vada, dai, sarà un successo sicuramente. Calispera e state calà. Grazie anche a Leonella, l'avevo pregata di non intervenire con questa sicurezza perché rischiava di farmi sfigurare, però voglio dire, apprezzate il lato buono, abbiamo persone che sono pure capaci, diciamo, di affrontare una platea così ampia e non tutti sono abituati, e per loro forse pure la prima volta, e quindi è doppiamente, diciamo, sinonimo di capacità pure di mantenere i nervi saldi. Concludiamo così anche perché abbiamo sforato, noi avevamo chiesto dalle 8 alle 10 la piazza, quindi siamo, commettiamo la prima infrazione, quindi ci autodenunciamo per aver sforato i 10 minuti, però fatemelo fare perché hanno rinunciato anche altri che volevano intervenire, hanno rinunciato per consentirvi, diciamo, un ascolto più, più tranquillo, rilassato e meno pesante, perché poi sentire molti interventi può anche stancare. Saluto Orlando Cento che è candidato della lista numero 1. Saluto Antonino Maesano che avete sentito, Leonella Stellitano, Giuseppina Maesano, Mariangela Maesano, Donatella Maesano, forse Leonella ho detto Maesano ma è Stellitano, e Pietro Modafferi, Carmelo Siviglia, Gianluca Agostino Nucera e Paolo Latella. Paolo Latella. E vi ho ripetuto i nomi, vi raccomando, chiunque volesse esprimere una preferenza, poiché abbiamo 4 Maesano, se volete votare per uno di loro dovete anche specificare il nome, altrimenti va solo il voto alla lista ma non va a loro. Non è un problema mio, è un problema loro, però correttamente, correttamente. Gli altri che non si chiamano Maesano giustamente se ne potranno avvantaggiare, ma correttamente dovevo dirlo. Vi auguro una buona serata, buona, diciamo, continuazione, abbiamo altre 2 ore di campagna elettorale fra la gente, continueremo così noi a contattare, abbiamo distribuito il programma nelle case, non abbiamo chiesto un voto, insieme, singolarmente probabilmente, loro si sono approcciati ognuno col suo modo di fare, che li contraddistingue da sempre, ma insieme ci siamo dati una regola: consegna del programma e presentazione dei candidati. Nel mio caso era maggiormente necessario per diminuire questa zavorra rappresentata dall'essere, diciamo, di un paese vicino, diciamo, dall'abitare un paese vicino, nel loro caso era magari superfluo, ma l'abbiamo fatto. Vi ringrazio e vi auguro buona serata. Grazie.